Siamo con Mister Squillanti. Allora, Mister, un 7-0 che fa pesare di meno la sua assenza in panchina? No, no, ma al di là dell'assenza, i ragazzi oramai hanno acquisito quelle che possono essere le tematiche tattiche, per cui si può dire che comunque oggi, a differenza delle altre partite, Francavilla, Gruttaglie, abbiamo avuto un altro approccio, perché là dovevamo lavorare. Insomma, poi è diventato tutto facile dopo il gol di De Sorno, però al di là del 7-0 ho visto delle grosse manovre. Insomma, diciamo che comunque per certi versi era meccanica applicata, per cui l'avversario comunque nelle ultime 5 partite aveva perso 1-0 con il Pomigliano su un'autorete al 35esimo, aveva vinto col Trani, aveva pareggiato col Brindisi, una squadra di giovani, e come tutte le squadre incoscienti, se praticamente non le prendi subito con le molle, poi magari la loro giovane età può arrecare qualche danno a livello diciamo di strutture, a livello di tenuta. Dai, importante, dovevamo fare questa partita senza infortuni, senza ammonizioni. Infatti ho tirato poi fuori di piede, però tutto sommato continua l'attacco all'Ischia, per cui diciamo che abbiamo solamente un obiettivo adesso, è quello là praticamente di andare sull'isola, sperando che comunque ci andiamo con qualche punto di svantaggio in più. Mister, appunto, la vittoria oggi è doppia perché la squadra non ha sottovalutato il Potenza nonostante la classifica e l'età dei ragazzi. No, ma l'ho detto durante la settimana, qualche mio giocatore a fine gara mi ha detto: mister, praticamente ci ha fatto 7 giorni di training autogeno e di bombardamento psicologico, perché la mia era una paura fondata, per cui Gruttaglie e Francavilla, penultima e terzultima, 0-0 e 1 pari, mi insegni che comunque questa squadra aveva vinto col Trani, il Trani aveva pareggiato col Foggia, in questo girone non c'è niente di scontato, per cui poi la mia preoccupazione era e rimane sempre il fattore campo, per cui fortunatamente non ha piovuto, per cui si è potuto giocare alla grande. Abbiamo subito trovato linee di passaggio, abbiamo subito portato 3 o 4 volte in sovrapposizione, abbiamo guadagnato il fondo e poi dopo è andato tutto bene. Però, ripeto, sono contento per i ragazzi e per l'ambiente, però adesso dobbiamo continuare così, perché domenica ci aspetta una grande battaglia, e di conseguenza poi dopo cerchiamo semplicemente di rimanere con questa intensità per quando poi arrivano partite più importanti.